Una folla di tutte le età ha salutato l'arrivo a Sant'Angelo in Vado di Gabriel Garco, ospite VIP della 53esima mostra nazionale del tartufo bianco pregiato delle Marche. Manifestazione seconda in Italia solo ad Alba, che ha saputo coniugare in un mix perfetto cultura, spettacolo ed enogastronomia. Il suo elicottero è atterrato allo stadio verso le 10.30 e man mano che passavano i minuti la piazza iniziava a riempirsi. L'attore torinese è stato protagonista principale del Tartufo d'Oro, kermesse inserita nell'ambito della mostra che come ogni anno vede salire sul palco di Piazza Umberto I personaggi di spicco di vari ambiti e settori. Sul palco, assieme a Garco, anche l'attrice Adua Del Vescovo ed i fondatori della Ares Film SRL, Alberto Tarallo e Teo Losito, rimasti estasiati dalla bellezza dell'antica Tifernum Metaurense. Hanno detto, sarebbe la location ideale per una nuova fiction. Ma più che di importante era divertente, quindi mi hanno chiesto di venire, comunque mi consegnavano questo premio, l'ho accettato, quindi non sapendo che sarei dovuto andare a Zurigo, fare tutte queste cose, ormai avevo detto di sì e sono, per me è importante comunque mantenere la parola data e sono venuto. Una piazza Umberto I stracolma di gente che non poteva essere altrimenti, vista la caratura delle personalità presenti, personalità che spaziano dallo sport all'industria, alla finanza, all'imprenditoria, alla cultura, al giornalismo. Tra i 12 premi assegnati, uno è andato proprio all'emblema del giornalismo nazionale, una persona che con passione, professionalità ed impegno è sulla breccia da ormai 30 anni, molti dei quali passati alla conduzione del TG5 delle 20, Cesare Bonamici. Presi d'assalto anche ristoranti e stuzzicherie e la tenso struttura di Piazza delle Erbe che, una giornata complice il bel tempo, è stata davvero memorabile.